Stella non ricordava proprio dove aveva messo gli occhiali da sole. Dopo averli cercati a lungo, si è accorta che erano proprio lì sulla sua testa. Ah, Antonella è proprio distratta. Bisogna stare attenti a dove si mettono le proprie cose. Ah, se c'è una parola che noi italiani usiamo tantissimo, è proprio la parola proprio. E visto che la usiamo così tanto, e per gli studenti è sempre una parola un po' difficile da usare e da capire, nel video di oggi vedremo proprio questa parola. Il video di oggi è sulla parola proprio. Bentornati a tutti, bentornati a un altro video di italiano con me, Marta, e con Passione Italiana. La parola proprio è effettivamente un po' complicata per chi studia italiano, perché ha diversi usi e significati. Cominciamo col dire che proprio può essere sia un avverbio che un aggettivo. Allora, cominciamo a vedere gli usi, i significati della parola proprio quando è un avverbio. Quando è un avverbio, proprio non cambia mai, rimane sempre proprio. Il primo significato di proprio avverbio è precisamente, esattamente. Serve per indicare qualcosa di preciso. Per esempio, questo articolo parla proprio della Prima Guerra Mondiale. Significa, questo articolo parla precisamente della Prima Guerra Mondiale. Oppure, avevi ragione, è proprio come dici tu. Che significa è esattamente come dici tu. Un ultimo esempio, Marina ha detto proprio così, che significa Marina ha detto esattamente così, precisamente così. Poi un secondo significato di proprio avverbio è davvero, veramente. Per esempio, sei proprio brava in matematica, che significa sei davvero brava in matematica. O oggi Miriam sta proprio male, che significa oggi Miriam sta veramente male, sta davvero male. E attenzione perché quando la frase è negativa significa sempre davvero, ma può significare anche assolutamente. Per esempio, non ho proprio visto dove è andato il gatto. Non ho assolutamente visto dove è andato il gatto. Fufi, dove sei? Oh, non capisco proprio quale sia il problema, che significa non capisco davvero dove sia il problema, non capisco assolutamente dove sia il problema. Questo era proprio come avverbio, ma abbiamo un altro proprio, il proprio aggettivo. Quando proprio è un aggettivo, come tutti gli aggettivi, è una parte variabile del discorso, quindi cambia e concorda con il sostantivo al maschile, femminile, singolare e plurale. Quindi possiamo avere proprio, ma anche propria, proprie e propri. Allora, quando proprio è un aggettivo, ha anche qui diversi significati. Numero 1. Può sostituire un aggettivo possessivo in frasi impersonali o in cui il soggetto non è specificato. Quindi è come dire è un aggettivo possessivo generico. Vediamo un esempio. È importante difendere i propri ideali. In questo caso, propri ideali significa ideali personali, miei, tuoi, suoi, nostri, vostri, loro. Ma siccome la frase è impersonale, non c'è un soggetto, non posso dire suoi o miei, ma è in generale. È un possessivo generico. Un altro esempio, bisogna poter esprimere le proprie opinioni. Quindi, le opinioni personali, mie, tue, sue, nostre, vostre, loro. Proprio è un aggettivo possessivo generico in una frase impersonale o dove non c'è un soggetto specifico, quindi dove non possiamo dire mio o tuo, ma dobbiamo usarlo in senso più generico. Secondo significato di proprio aggettivo. Quando si riferisce alla terza persona e solo quando si riferisce alla terza persona, proprio può sostituire l'aggettivo possessivo.
Per esempio, ogni studente deve scrivere il nome sul proprio foglio, che significa ogni studente deve scrivere il nome sul suo foglio. Proprio significa esattamente suo in questa frase. Oppure, ogni bambino vuole bene alla propria mamma, che significa ogni bambino vuole bene alla sua mamma. Quindi quando l'aggettivo è di terza persona lo possiamo sostituire con proprio. Spesso si sceglie proprio invece di suo o sua per rendere la frase più chiara. E poi, terzo significato dell'aggettivo proprio. Proprio può anche significare caratteristico, tipico. Per esempio, il clima caldo è proprio di questa regione. In questo caso proprio significa tipico, quindi il clima caldo è tipico di questa regione. O la fantasia è propria dei bambini, significa la fantasia è caratteristica dei bambini, è tipica dei bambini. Mamma mia, quanti usi che ha questo proprio! Avverbio, aggettivo, significati diversi, usi diversi, lo so, è una grande confusione. E per complicare ancora di più le cose, fate attenzione a non confondere proprio con l'aggettivo vero e proprio, perché vero e proprio significa autentico, reale, verissimo. Per esempio, lo spettacolo è stato un vero e proprio disastro. È stato un autentico disastro. O questi scrittori sono dei veri e propri geni, sono degli autentici geni. È bella anche, è bello l'aggettivo vero e proprio, autentico. E adesso torniamo alle frasi dell'inizio del video, quelle su Antonella, e vediamo che cosa significa proprio di volta in volta in queste frasi. Vediamo. Allora, Antonella non si ricordava proprio, quindi non si ricordava assolutamente, dove aveva messo gli occhiali da sole. Dopo averli cercati a lungo, si è accorta che erano proprio lì, che erano esattamente lì, sulla sua testa. Antonella è proprio distratta, Antonella è davvero distratta. Bisogna stare attenti a dove si mettono le proprie cose. E questo è un aggettivo, l'aggettivo possessivo generico, le cose personali. Allora, spero che sia tutto chiaro e adesso è arrivato il momento del tocca a te. Avete una frase con proprio e dovete dire qual è il significato di proprio in quella frase specifica. Vediamo. Questo cappello è proprio bello. Cosa significa proprio? Suo, davvero o tipico? Pensate. E la risposta è davvero. Questo cappello è davvero bello. Un altro. Gianni deve stare più attento alle proprie cose. Cosa significa proprio? Esattamente, davvero o sue? Pensate. E la risposta è sue. Gianni deve stare più attento alle sue cose. Aggettivo possessivo di terza persona. Ma facciamone un altro. Non lo capisco proprio quando parla. Cosa significa proprio? Esattamente o assolutamente? Pensate. E la risposta è assolutamente. Non lo capisco assolutamente quando parla. E l'ultimo tocca a te? Eh sì, le chiavi sono proprio dove le avevo lasciate. Cosa significa proprio? Esattamente o mie? Pensate. E la risposta è esattamente. Le chiavi sono esattamente o precisamente dove le avevo lasciate. Allora, spero proprio che il video sia stato utile, quindi spero davvero che il video sia stato utile. Se l'avete trovato utile, interessante, divertente, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale. Mi raccomando, per noi è molto importante. Condividete il video, ma soprattutto ricordate che Passione Italiana offre anche corsi di italiano di gruppo e individuali. Quindi guardate subito in descrizione e cliccate il link.
che trovate per partecipare a uno dei nostri corsi. Grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao!